Entra, entra. Ah, è vero che c'avevano le bombe, lo. Non rinchiuso Mickey Mouse. Topolino. Mi dispiace, bello, ma ci servono le bombe per acchiappare il tesoro. Te lo meriti dopo tutti quelli che hanno fregato. Che hai fregato con questi prezzi. Non pretenderei di imbrogliare i pirati col tuo istinto, eh? Quegli esperti di sottrazione indebita siamo noi. E Gonzo, raccontagli come hai chiuso il becco a quel postino. Oh, un gioco da ragazzi? Appena ho conosciuto Pago, ho sospettato che sull'isola prima si nascondesse qualcosa di poco chiaro. Così quando ho visto il postino ho finito di preoccuparmi per il pivello e il falco ha sputato il rospo. Ehi Gonzo, non ti credevo così astuto. Ah, era lui che parlava. Se sposassi la capitana Dazzel, il connubio fra la tua sagacità e la sua intelligenza consentirebbe alla nostra ciurma di affermare il proprio predominio sui mari. Dai, smettila. Così mi fai arrossire. Che mezzo frocio. Capitana Dazzel, ha sentito quel che dice questo baldo giovine? Cosa gli risponde? Taci, io ti brucio vivo! Basta con le pagliacciate, caricate le bombe sul vascello. Nel vascello, appena avete terminato, salviamo per l'isola Primula. Si parte, di già abbiamo appena messo piede sulla terraferma. Sta facendo una faccia tipo what the fuck. Non potremo farsi una bella buffata, un pisolino e partire freschi e riposare domani mattina. Non lo dico per me, si immagini, io partirei anche subito. Però la ciurma non vedeva l'ora di mettere qualcosa sotto i denti, compreso te. Che dice, accontentiamo questi ragazzi? Ma sì, partiamo domani a stomaco pieno, tanto il tesoro non scappa mica, eh. Era questo che desiderate, e questo, era questo, ah, anche il telefono, arrivo subito. Era questo che desiderate, vero ragazzi? Che banda di smidollati, avete visto com'era ridotta quell'isola? Se non ci affrettiamo all'isola prima succederà la stessa cosa. Sembra che la nostra capitana interessi più salvare l'isola che acciuffare il tesoro. Non parlare a vanvera, l'unica cosa che desidero è il tesoro. Oh 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 oh. Va bene, basta così, si salpa domattina. All'alba vi voglio tutti pronti. Tutti pronti. I ritardati li lascio qui, chiaro? Sì, capitana! Sì. Questo con gli occhiali rotti, giro. A proposito, Gonzo, qual è la parola d'ordine di oggi? L'hai dimenticata? Che si è memorato. La parola d'ordine di oggi è ladro. Ma cosa? Ma l'ho messa! Ficcala bene in quella cocuzza, o Nico non ti lascerà passare. Uffa, quanto è pignolo quel moccioso. Te la ripeto per l'ultima volta. La parola d'ordine di oggi è ladro. Ladro! Ladro! Link! Tu che mi stai ascoltando là sopra, ladro! 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 Parola d'ordine qual è? Ladro. Parola d'ordine? Ladro. Te la ricordi? Sì, ladro! 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 E tutti quanti, ladro, ladro, ladro! Oh, ti hanno rinchiuso. Mi dispiace tanto, piccolino. Adesso ti rubo le bombe, ti rubo tutte le bombe che c'hai, poi ti faccio saltare per aria. Capito? Sì! Ma sì che ti rubo tutte le bombe! Sì, orca vacca! Guardate, guardate, guardate! Si impari, stronzo di merda, guarda te che mi rubi i soldi. 10.000 vuoi? Un attimo, te li faccio subito. Con i tuoi soldi. Vuota. Vuota. Come non detto. Posso romperlo questo? Scendi. No, non posso afferrarla. Però voglio quelle bombe.
Gli hanno messo tipo... Cos'è? L'orologio? Oh merda, una bomba! Fuggi, 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 fuggi. Ok. L'occasione fa l'uomo ladro, eccola! Parola d'ordine. Sapevo... La sapevo, eh! Non avevo bisogno di andare su Google. Oh dai, mi sono rifucillato di un bel po' di rupie. Dro. Prego, passa. E grazie. Però Dazzel ci aveva scoperto, eh. Mi puzza. Ma io posso prendere le sue spade, no? Questo cos'è? Oh, salgo sul letto. Chi è quella? Tipo... Mamma di Dazzel? Triforza? Questa è la Triforza, la conosco. Scrivania, bene. Sul letto, lui è... Però leggendario, sono io, salve. Sì, sono l'eroe leggendario. Scendemmo. Nulla. Oh, ancora tu. Ehi, Pago! Sei vivo? Girava voce che eri stato aggredito dalle creature malvagie nella foresta dei demoni. Hai la pelle dura, amico. Sono felice che te la sei cavata. Di la verità, ti mancavo e sei tornato da me, eh? Non credevo ti piacesse tanto essere il mio sguattero. Da quando sei andato via tu, mi hanno messo a fare la guardia. Mentre gli altri mangiano e bevono come bovi all'isola Taura, ma visto che il mio aspirante qui, il pirata è qui, aprirà un'altra sessione di esame. Oggi non sarà tanto facile darci dentro. Sono dei lampadari, li vedi la volta scorsa nelle piattaforme. Azione dell'interruttore, stavolta non ci sono più. Devi solo saltare da corda a corda. Scrigno. La meta è la serranda automatica. Si apre con l'interruttore, ma dopo un po' di tempo si chiude e non se non sei arrivata alla meta devi cominciare da capo. Oh, ho capito. Se lui entra con... Tranquillo. L'interruttore si trova nel stesso punto della volta scorsa. Prova ad azionarlo. Se raggiungi la meta nel tempo prestabilito ti regalo le bombe che ti abbiamo... Che abbiamo scaricato in città. Ma... Ok, lui è chiuso dentro, no? Quindi... Io fuggo! No, scherzo. Però sarebbe... E sarebbe epico, no? Tipo... Parte il video, no? Che c'è lui che è rinchiuso dentro. Ehi, aiuto, fermati! Intanto io mi arraffo sti barili. Intanto che te sei lì dentro, eh. Stai pure. Sì, vabbè, ci metto gli anni. Ci metto gli anni, no, no, no. Ciao. Facciamo sta cosa, va. Sta cosa dell'interruttore. Bella. Oh! Ah, beh, ok, capito. Spero. Chiuditi. E resettiamo. Forse è proprio da lampadario a lampadario, non devo neanche scendere per le scale. Ecco. Di vista? Passo di qua, va. Se no ci arriverei? Sì che ci arrivo.
Stoppati. Si gira bene. Allora. Chiudi. Sì, dai, non si può saltare sto video introduttivo della grotta lì che si chiude. Non è una grotta, ma vabbè. Allora, sali. Stoppati. Girati. Rincorsa. Una bella rincorsa. Bella! Allora, devo salire su sta scatola. Oh, ma ce la fai? Allora, devo... Non ce la faccio. Sì! Sì! Oh! Ehi, ce l'hai fatta! Non mi ricordo neanche più la voce, sono passati 7 anni ormai. Non posso crederci! In che ti sono mai riuscito? Se neppure stavolta gli chiedo il permesso, Gonzo mi strangola. Ehi, te le avevo promesse, prenditi pure le bombe, però non dirle a nessuno. Nessuno! Porca di quella vacca! 20 minuti ragazzi, 20! C'è anche un gatto qua che gira. Bombe, dammi ste bombe adesso. Hai tenuto una bomba, una. Una, eh. Puoi possedere al massimo 30. Dopo aver selezionato una bomba, puoi lanciarla con A o poggiarla a terra con R e boom. Se la usi in nave puoi spararla col cannone. Quale cannone? Ah, ok, sì, vero. Accende lo schermo degli strumenti e segnala ok. Che coraggio ammirevole! Riesci a rubare a casa dei ladri? È un miracolo che non ci hai lasciato le penne in quella torre. Però sembra che tua sorella non sia ancora salva. Ma tu hai coraggio da vendere. Infiltrarsi così in un vascello pirata non è da tutti. Beh, hai avuto fortuna perché di guardia hai trovato Nico. Senti, cosa vuoi fare con le bombe? Non dirmi che anche tu stai dando la caccia al tesoro di Jabun. Jabun si nasconde nella grotta dietro la tua isola. Però l'entrata è sbarrata da un'enorme parete rocciosa, la devi distruggere. Noi stasera faremo bagordi a Taura e domattina salperemo per l'isola Primula. Se riesci a farla franca entro stanotte il tesoro è tuo. Ma se continui a gingillarti domani mattina noi partiamo e... Sbrigati. Ok. Oh... È assurdo. Però aspettate, forse posso rompere adesso? Wow! No, non posso usarle. Vabbè, tanto contenevano una rupia. Cioè, non sapete quanto è stato... Un attimo. Boh. Non sapete quanto è stato snervante cadere sempre lì alla fine proprio. Sì, è bene anche in acqua. Vediamo se bombe. Con B si mette a terra. Ok. No, con B, ma non le poggia? Boh, Redakar, dobbiamo partire subito. Oh, posta, 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 posta. Buonasera, c'è posta per pago numero lettere 1, ecco sua lettera.
comincia la svendita promozionale di fine stagione, sconti su tutta la merce. Fra i nuovi articoli e le bombe, ha allagata la mappa delle botteghe di Terry. Solo una bottega ammessa. Veniteci a trovare nella filiale più vicina, non c'è da suggerire. Hai tenuto la mappa di Terry, quel vagabondo è sempre in mare. C'è della carta nautica, per vedere di quando si trovano le botteghe di Terry. Sexy. Sexy Terry. In acqua. Bene. Dunque... Oh. Bene, dovremmo essere pronti. Se la ragazzina non ha mentito, i pirati salperanno domani mattina. Approfitteremo per andare da Jabun e tu potrai ottenere la perla. In marcia, Pago. In marcia, Pago. Dov'è l'isola? Questa qui in basso? Oh, sì. Merda! Qui in basso, nell'ang... Da più... Fuck! Sì, ci vediamo giù. Avete capito? Giù. A sud-ovest. Oh merda. Creatura mansueta, che hai calmato il mio spirito inquieto. Lasciati accompagnare dai tifoni ovunque desideri. Anche in capo al mondo. Cos'è? Pago, tutto bene? Sembra che lo spirito Beolo nutra un certo rancore verso gli esseri umani. Perciò quando sei in mare sta attento a non farti inghiottire dai suoi tifoni. Certo che se riuscissi a domare i tifoni, potresti utilizzarli per farti trasportare in un battibaleno da un punto all'altro dell'oceano. Non possiedi ancora uno strumento per colpire i bersagli lontani. Se lo avessi potresti impossessarti dei loro poteri, non dimenticarlo. Ah, è andato così, un'isola random. Beh dai, per fortuna è vicino. E poi scusa, lo strumento per colpire lontano ce l'ho. Ho il coso. Ho il... Il boomerang. Comunque non vorrei che tipo il tizio lì, quella rana, era tipo la rana che ci ha raccontato, come si chiama? Credo sia lui. Voglio provare a sconfiggerlo. Però prima, ecco, prima, aspettate. Prima magari gli faccio una foto. Questo perché, dato che... Vediamo un po'. Questa posso cancellarla, tanto la ritrovo, lui lo ritrovo. Perché... Tanto... mi hanno detto che... Cioè, mi ha detto che... È meglio se le faccio le foto, eccolo. E non vorrei che contasse anche lui come mostro. E sconfiggendolo non ci fosse più. Quindi... Come faccio a fargli una foto? Più che altro adesso dove abbiamo andato? Ok, all'isola Primula, bene. Dov'è l'isola? Salve. Lo faremo un'altra volta. Ok, ero distante 20.000 metri. Eccoci.
Hai notato che da quando siamo sbarcati nell'arcipelago della Manta il tempo si è fermato e la notte non conosce alba? Sarà la maledizione di cui parlava Valù? Comunque, se la notte non sboccia in un nuovo giorno, non dobbiamo nemmeno temere che i pirati arrivino prima di noi. Potremmo approfittarne per tornare alla terra natale a salutare la tua famiglia. Jabun può aspettare. Ma Jabun, sto paio di palle. Andiamo a salutare la nonnina. Nonnina! I'm home now. No, ops. I'm home now. Pago, Aril, perché siete andati via? Perché lasciate la nonna solo la vostra nonna? Six. Beh, scusami. Sì, salutare, insomma. Modo di dire. Dove devo andare? Sei pronto? Jabun è nella grotta dietro l'isola, andiamo a cercarlo. Andiamo. Dietro l'isola, eh? Dietro l'isola. C'è una grotta dietro l'isola? E io non ne sapevo niente. Oh, sì. Cos'è? Aspettate, bombe. Vediamo un po'. Super Re Drakkar, attenzione! Boom, orca vacca. Ya! Colpite! A morte! Sì! Carica! Carica! Oh merda, sto finendo le bombe! Forse mi devi aspettare, vero? Sì! Ne manca uno, capitano! Ah! Basta, 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 4 bombe. Altro giro. Però c'ho anche il vortice. Sì, vabbè, poi? Non so, volete mettermi anche un tuono in testa adesso? Sì! Ah, ok. Stavo per dire. Come usciamo, capitano? Bene, bene. Opla. Bla 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 bla. Sono lieto di sapere che godete di una buona salute. Bla 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 bla. Sì, Ganon è tornato alla vita. Bla 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 bla. No, non è questo. Bla 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 bla. Cioè, va a finire che si sta strozzando con un elefante. Ah no, sì. Il giovane che mi accompagna non è parte della leggenda. Tuttavia il coraggio che lui suscita in me è una grande speranza. Ebbene sì. Ma si può sapere cosa state dicendo?
Hai tenuto la perla di Nairu, il tesoro che ti ha affidato Jabun, lo spirito dell'acqua. E se ne andò. Immaginavo che la pioggia sinistra e la notte senza albero erano frutto dei suoi malefici. Ora starò completando affinché il nostro mondo sia oscurato dalle sue tenebre. Ragazzi, devo togliere l'audio. Mi dispiace. Thank you.